Ciao a tutti, sono Luca e propongo agli insegnanti delle scuole primarie un gioco della gentilezza in cui coinvolgere i vostri bambini durante la giornata mondiale della gentilezza del 13 novembre. Questo gioco della gentilezza si intitola Passa Sorriso. Per realizzarlo dovrete prima creare tanti emoji, tante faccine sorridenti, scegliete voi se farle a forma di cuore o forma circolare, in cui da una parte dovrà essere riportato un bel sorriso, dall'altra il nome del bambino. Il gioco comincerà quando tutti i bambini saranno in piedi in ordine sparso e avranno tra le mani la propria faccina, col sorriso rivolto verso l'alto e il proprio nome nascosto verso il basso. Quando il gioco comincerà, i bambini si scambieranno le proprie faccine sorridenti, regalandosi anche un bel sorriso sul volto. Il gioco proseguirà per 2-3 minuti. Durante questo tempo le faccine continueranno a passare di mano in mano e i bambini a scambiarsi continuamente tanti sorrisi. Giunti alla conclusione del tempo, i conduttori del gioco diranno stop. A quel punto tutti i bambini si fermeranno e gireranno la propria faccina, leggendo il nome del compagno a cui appartiene. A quel punto andranno dal compagno o dalla compagna e restituiranno la propria faccina sorridente, regalando un bel abbraccio e un bel sorriso. Questo gioco allena a sorridere e a condividere la gentilezza con i propri compagni, con i propri amici. Perché l'obiettivo della gentilezza è quello di trasmettere felicità tra le persone. Quindi buon gioco della gentilezza a tutti e buona giornata mondiale della gentilezza.